Immaginate un astronauta partito per raggiungere i confini dell'universo. Oggi l'astronauta sta tornando, 250 milioni di anni dopo. Tutto quello che ricordava non c'è più. È possibile che il mondo possa aver concluso il suo ciclo vitale, come tutti gli scienziati ritengono? È possibile che tutti i continenti si siano di nuovo riuniti per formare un unico, gigantesco supercontinente? È possibile che le inarrestabili forze del pianeta abbiano cancellato ogni traccia della specie umana dalla faccia della Terra? Con la forza dell'acqua, del vento e del ghiaccio. E tutto ciò che resta sono solo le nostre impronte fossilizzate. 250 milioni di anni dopo la nostra esistenza, quali tracce possono raccontare la storia del nostro passaggio sulla Terra? La Terra fra 250 milioni di anni. Un viaggiatore torna a casa. All'interno, nella sua nave spaziale, che viaggia a una velocità prossima a quella della luce, la relatività ha compiuto un miracolo scientifico. Per lui è passato solo qualche decennio. Ma all'esterno, l'universo è cambiato. Dopo tutto il tempo in cui è stato via, la Terra che lui conosceva si è trasformata. Questo, per lui, è un paesaggio alieno. Non assomiglia minimamente alla Terra che ricordava. Comincia a temere di essere rimasto solo. Ha bisogno di tutte le risorse della sua navicella per scoprire cosa è successo. Dopo 250 milioni di anni, i continenti si sono mossi. Ma non è solo la Terra ad essere cambiata. Anche le stelle si sono spostate nel cielo. Persino il Sole e la Luna non sono più gli stessi. Se il nostro viaggiatore pensasse di non essere sulla Terra, ne avrebbe tutte le ragioni. Deve accedere al database della sua nave spaziale per avere la conferma che questa è davvero la sua casa. In 250 milioni di anni, le costellazioni che vedremo in cielo saranno diverse dalle costellazioni che vediamo oggi. Tutte le stelle hanno un moto relativo tra loro. È un po' come per i supporti di questo telescopio. Se immaginate di mettere una stella in ogni punto in cui questi supporti si incontrano, le stelle si muovono tutte relativamente l'una all'altra. Nel corso di milioni di anni, le stelle si spostano nelle galassie in una danza fatta di ere, cambiando la loro posizione nel cielo relativamente al nostro punto di vista sulla Terra. Anche la forma delle costellazioni cambia. Per esempio, l'Orsa Maggiore, come la conosciamo oggi, assomiglia ad una casseruola. Dopo 250 milioni di anni, questa casseruola si allungherà e assomiglierà sempre di più ad una padella. Il manico della casseruola diventerà curvo come un gigantesco uncino. Dopo 250 milioni di anni, gli uomini non diranno più che l'Orsa Maggiore assomiglia ad una casseruola. Diranno che assomiglia ad un grande uncino. Ma le costellazioni non saranno le uniche cose che cambieranno. Il nostro Sole si espande dell'1% ogni 50 milioni di anni, mentre consuma la sua stessa energia. E se tra 250 milioni di anni questi osservatori stessero ancora osservando il cielo, vedrebbero che la Luna si è rimpicciolita. La Luna si sta allontanando da noi ad una media di circa 4 centimetri l'anno. Durante la formazione della Terra, pensiamo che ci sia stato un gigantesco impatto con un pianeta simile a Marte. E che alla fine i detriti di quell'impatto abbiano formato la Luna. Ora ha una velocità che col tempo la farà allontanare dalla Terra.
Osservando la Luna, si può avere un'altra conferma che questa sia davvero la Terra. Sulla Luna non c'è atmosfera, che sulla Terra ha distrutto le nostre tracce. Quindi è lì che potremo trovare qualche traccia lasciata dagli esseri umani. Siamo al momento della verità. Crivellato da milioni di micrometeoriti, il Lunar Lander è ancora lì, sul mare della tranquillità. A perenne memoria del desiderio dell'uomo di esplorare nuovi mondi. Quindi questa è la Terra. E lui è solo. Ma il pianeta è completamente diverso da quello che ricordava. Non ha senso cercare tracce della nostra civiltà qui. La Grande Muraglia Cinese, le piramidi, il Monte Rushmore. È tutto scomparso. Al loro posto c'è un nuovo supercontinente che ricopre il mondo intero. Questo supercontinente si è formato perché l'Eden su cui viviamo galleggia sulle fiamme dell'inferno. Questo è magma fuso. Attraversa la crosta terrestre. Sono rocce fuse. È un modo molto efficace che la Terra usa per raffreddarsi ed è la vera energia che fa funzionare il nostro pianeta. Il magma ha dato origine ai continenti sui quali viviamo, respiriamo, proliferiamo e moriamo. Wow! E ancora oggi modella il nostro mondo. La Terra è composta da tre strati principali. C'è un nucleo centrale con una parte interna solida e una esterna fusa. Poi c'è uno spesso mantello, simile a una caramella mou, abbastanza solido quando è freddo, ma simile a un liquido quando è caldo. E infine abbiamo uno strato molto sottile, la crosta terrestre dove ci troviamo e dove viviamo. È il continuo movimento, il raffreddamento di tutto questo sistema che sposta queste sottili placche solide sulla superficie. E mentre si spostano verso l'esterno di questo sistema, nascono i vulcani ed erutta la lava. Il nostro magnifico pianeta azzurro è in realtà una palla di fuoco piena di fratture. Mentre il calore dal nucleo passa al mantello, il mantello ruota, si muove più o meno come un nastro trasportatore, ed è proprio quel moto interno che fa spostare le placche. E queste placche si muovono secondo la teoria della deriva dei continenti, mentre la Terra cerca di raffreddarsi. Quando due di queste placche si scontrano, una finisce sotto l'altra in un processo chiamato subduzione. È questo che crea vulcani come quello di Stromboli. Ma ci sono anche altri luoghi nel mondo dove la crosta terrestre è tanto sottile da non riuscire a trattenere l'inferno che c'è sotto. L'Islanda è un luogo molto particolare in termini geologici, essendo l'unico posto nel mondo dove è possibile vedere il movimento delle placche in tempo reale sopra il livello del mare. Rikke Pedersen è una geologa. È venuta in Islanda perché qui le fenditure che modificano la crosta terrestre sono visibili a tutti. La ragione di tutto questo è un punto caldo. Un enorme rigonfiamento nella crosta terrestre che ha sollevato la spaccatura che attraversa il centro dell'Islanda, fino a creare un'isola. Ma questa spaccatura non interessa solo l'Islanda. Come una crepa nel muro, attraversa tutto il mondo, formando una gigantesca fenditura sotto la superficie dell'oceano. La dorsale medio-atlantica. Questa dorsale demarca la linea dove nuovo materiale magmatico affiora dal mantello per formare le placche dell'America e dell'Eurasia. Ogni volta che c'è un'eruzione, in realtà si aggiunge materiale alla placca e ogni volta che le placche si spostano, si aggiunge sempre più materiale in quel punto. Quando questo accade, in Islanda, l'inferno spalanca i suoi cancelli. Questa è Krafla, nell'Islanda settentrionale. Nel 1975, qui ha avuto inizio un evento geologico detto Rift, che si è prolungato per 9 anni.
È un processo molto violento, ma mentre l'eruzione è in corso, bisogna concentrarsi su alcuni punti precisi, sul deflusso della lava in quei punti. Persino oggi, 26 anni dopo, il paesaggio che si è lasciato alle spalle è un'immagine di devastazione. La frattura si crea quando le forze che cercano di separare queste placche raggiungono il punto di rottura. In quest'area la crosta è stata sottoposta a stress per circa 200 anni. Alla fine la sua elasticità è venuta meno e ci sono state 9 eruzioni. Non è possibile controllare queste forze. È impossibile controllare la potenza della Terra. È come se il pianeta cercasse di vendicarsi. La maggior parte della crosta su cui viviamo oggi è stata creata in origine da fenomeni di vulcanismo simili a questo. Nel corso dei secoli, le forze della natura hanno trasformato del magma annerito in rocce segnate dal tempo, su cui cresce l'erba e fiorisce la vita. Il nostro giardino dell'Eden è stato forgiato dalle fiamme dell'inferno. La Terra non è sempre stata un paradiso. Per scoprire quali saranno le probabili condizioni su questo supercontinente, il nostro viaggiatore solitario deve tornare indietro fino a 250 milioni di anni prima del nostro tempo, quando un altro grande continente ricopriva il mondo e la vita cercava di vincere la sua battaglia. Il Grand Canyon, profondo 1,5 km, lungo 445 chilometri e largo 29 nel suo punto più ampio. Per scoprire a che cosa assomiglia un supercontinente, alcuni geologi e Wayne Rennie, geologo e guida, sono venuti ad esaminare questo squarcio nella crosta terrestre. Se vogliamo immaginare il futuro della Terra, dobbiamo prima capire il suo passato, quello che è accaduto in passato. E quale miglior posto per farlo del Grand Canyon, proprio qui di fronte a noi? Se guardiamo le rocce che si sono depositate qui in passato, possiamo cominciare a immaginare cosa accadrà in futuro. Sulle pareti del Grand Canyon vediamo delle formazioni rocciose che si sono depositate in centinaia di milioni di anni, che non solo ci mostrano i cambiamenti climatici, ma anche come l'ambiente è cambiato nel corso degli anni. Nel Grand Canyon c'è uno strato molto particolare di arenaria, il Coconino. 275 milioni di anni fa, quest'area era un arido deserto ricoperto da dune mobili mosse dal vento. Il vento spirava da nord e con la sua forza, spostando le dune di sabbia, si lasciava dietro questo strato di arenaria a stratificazione incrociata. Il deserto non era presente solo nella zona dei canyon. In tutto il mondo, dall'arcipelago britannico all'Arizona, dal Salto Anguel in Venezuela fino ai deserti africani, sono state trovate rocce simili e appartenenti allo stesso periodo. Queste rocce mostrano che una volta facevano parte di uno stesso deserto all'interno di un supercontinente chiamato Pangea. Malgrado le condizioni durissime, la vita ha resistito finché il mondo non ha cominciato a cambiare. Un cambiamento che non è stato improvviso. Ha impiegato centinaia di milioni di anni. In realtà è possibile rilevarlo solo considerando il tempo su una scala completamente diversa. Per poterlo fare, dobbiamo andare in un posto come Dry Falls, a Washington, dove le antiche colline di lava sono state modificate da una massiccia glaciazione. Questo posto ci fa capire bene come si è formata la Terra. Vedete questi dirupi dietro di me? Sono stati prodotti grazie a un lungo processo vulcanico. Poi c'è il resto della valle, che si è formato piuttosto rapidamente nel corso di una gigantesca catastrofe. Ed è proprio così che si è formata la Terra, periodi relativamente tranquilli e poi ogni 10 o 20 milioni di anni il disastro più totale. Collisioni di asteroidi, glaciazioni, eruzioni improvvise.
Ere lunghe e stabili contrapposte ad altre brevi e furibonde. È così che si è formato il nostro pianeta. Visto da questa prospettiva, il ritmo dell'evoluzione della Terra si basa su catastrofi geologiche su larga scala. La Terra si muove. E lo fa ancora oggi. Le forze che hanno formato il mondo che conosciamo sono ancora all'opera. Il nostro pianeta continua a cambiare. Tra 250 milioni di anni si formerà un nuovo supercontinente. Ma nell'immensità del tempo geologico, che cosa resterà dell'umanità per il nostro viaggiatore solitario? È davvero difficile comprendere l'immensità del tempo. Io lavoro in aree dove ci sono rocce sedimentarie e la superficie in cui questi sedimenti si accumulano da decine di migliaia di anni è spessa solo qualche centimetro. In questo lasso di tempo, gli uomini sono passati dalle caverne ai grattacieli. Parlando in termini geologici, la civiltà umana è solo un battito d'ali nella storia del nostro pianeta. Se consideriamo la storia della Terra secondo un arco di 24 ore, la vita non appare prima delle 22. I dinosauri non sono apparsi sul pianeta prima delle 11 e appena 40 minuti dopo sono stati spazzati via da un asteroide o da qualche grande evento vulcanico. L'uomo è arrivato solo 2 secondi prima della mezzanotte. Il fatto che l'uomo sia apparso sulla Terra solo poco prima di mezzanotte fa abbastanza riflettere. La storia dell'orologio mi fa impazzire perché presuppone che una volta arrivati al presente, il tempo si fermi. La geologia è interessata al futuro tanto quanto al passato e se vogliamo fare delle previsioni dobbiamo far andare avanti quell'orologio. Non è accettabile che tutto finisca col nostro tempo. Dobbiamo ritararlo per dare uno sguardo anche al futuro. Riprendiamo questa analogia dell'orologio, ma in maniera corretta. Consideriamo che le 12 ore dell'orologio siano i 12 miliardi di anni dell'esistenza del pianeta Terra. Ora ci troviamo circa alle 4:30. La vita ha avuto inizio alle 4 e durerà solo un'altra mezz'ora fino alle 5. Nel resto di quelle ore torneremo di nuovo ai batteri e così via, fino alla fine del mondo. Durante quest'ora, l'umanità dura poco più di un millesimo di secondo nella breve finestra in cui la vita può avere luogo sulla Terra. Un minuscolo millesimo di secondo, durante il quale l'uomo ha trasformato il mondo. Nessun'altra creatura ha costruito monumenti come noi. Nessun'altra creatura ha ricoperto il mondo con le sue città. Cercando nei posti giusti, il nostro viaggiatore solitario troverebbe sicuramente alcune tracce dell'esistenza dell'uomo. O forse no. Ma rispetto alle ere geologiche, i 6.000 anni di civiltà umana non sono nemmeno un battito di ciglia. Anche spostare una montagna non è una cosa tanto difficile. Immaginate che questo cucchiaino rappresenti la forza dell'erosione. L'erosione è un processo semplice ma continuo che forma il paesaggio. Tutto comincia quando le rocce affiorano in superficie e una volta in superficie si fratturano. Tra queste fratture l'acqua comincia a scorrere e a portare via materiale. Se attraverso queste crepe scorre l'acqua di milioni e milioni di temporali, alla fine tutta quell'acqua si sposta e il materiale scende verso valle. Dopo un po' di tempo, diciamo 5 milioni di anni, ecco il risultato. Il Grand Canyon è stato scavato sull'altopiano del Colorado dall'erosione del fiume omonimo e da quasi 2 miliardi di anni di storia geologica. Ma non è tutto qui. Anche perché se esaminiamo i resti fossili del canyon, scopriamo qualcosa di straordinario.
Ogni tanto nel Grand Canyon si trovano tracce di vita antica. Quella che ho in mano è una spugna fossile trovata a Kaibab, al confine del Grand Canyon. Come tutti sappiamo, le spugne possono crescere solo nell'oceano. E questa spugna ci dice che questo strato di roccia, che oggi fa parte del Grand Canyon, un tempo si trovava in fondo al mare. Inoltre, i fossili ritrovati in cima al canyon hanno più di 250 milioni di anni. Ma se lo strato chiamato Kaibab ha 250 milioni di anni, che cosa è successo alle rocce che vi si sono depositate successivamente? 250 milioni di eventi geologici sono scomparsi dalla cima del canyon. Per scoprire che è successo a quegli strati, Wayne deve spostarsi verso nord, attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari d'America. Ci troviamo sulla parte settentrionale dell'altopiano del Colorado e stiamo guardando la Castleton Tower, un eccellente esempio di erosione su larga scala. Un tempo questa torre faceva parte di uno strato continuo di roccia che era connesso a tutti gli altri che lo circondavano, ma l'erosione li ha fatti scomparire e ha lasciato in piedi nella valle solo questa formazione. Gli strati di roccia della torre una volta coprivano l'intera area al di sopra della formazione di Kaibab. Col tempo, tutta quella roccia sedimentaria è stata spazzata via, lasciando questo pinnacolo a testimonianza della potenza dell'erosione. Niente dura per sempre sul pianeta Terra e questi monumenti scompariranno proprio come quelli prodotti dall'uomo. La Grande Muraglia Cinese, le piramidi o il Monte Rushmore sono tutte creazioni temporanee che saranno spazzate via dall'erosione mentre si creerà un nuovo supercontinente tra 250 milioni di anni. Le forze della natura che danno forma al nostro mondo non hanno tempo per rispettare la civiltà umana. Fra migliaia di anni nessuno resterà bloccato nel traffico di Trafalgar Square, anche perché Londra non esisterà più. Sarà ricoperta dai ghiacci. La maggior parte degli scienziati ritiene che arriverà una nuova era glaciale in un periodo che va dai 10 ai 100.000 anni a partire da ora. E quando arriverà, trasformerà il mondo. Un supercontinente ricoperto dal ghiaccio occuperà l'emisfero nord. La stessa forza capace di dare forma alle montagne potrebbe cancellare i volti dei presidenti dal Monte Rushmore. La Grande Muraglia Cinese non potrà arrestare questa invasione. E anche le maggiori città del mondo saranno ridotte in briciole. Quando il ghiaccio tornerà, cancellerà la maggior parte delle opere dell'uomo dalla superficie settentrionale del globo. Intere città verranno ridotte in macerie. Per scoprire le tracce dell'esistenza dei suoi simili, il nostro viaggiatore solitario deve cercare da qualche altra parte. Che cosa resterà di noi per poter testimoniare ai posteri il nostro passaggio sulla Terra? La Terra fra 100 milioni di anni. Un intrepido esploratore si arrampica su una ripida parete per visitare un'antica meraviglia. È una scalata complessa, ma ne vale la pena. Anche perché miracolosamente conservati tra queste montagne ci sono i resti fossili degli straordinari giganti che un tempo dominavano questo mondo. Benvenuti nel futuro! Il nostro mondo è cambiato e la geografia non sarà mai più la stessa. Tra 100 milioni di anni, il bacino del Mediterraneo non esisterà più. Al suo posto, una massiccia catena montuosa separerà l'Africa dall'Europa. Questo perché negli ultimi 200 milioni di anni, l'Africa si è mossa lentamente verso nord, mentre la placca su cui poggia ha cominciato a infilarsi sotto l'Europa, in un processo detto di subduzione.
E mentre la placca africana affonda nel mantello, spinge con forza contro l'Eurasia, che per l'impatto si accartoccia. La gigantesca tensione provocata dalla collisione deforma i continenti e li spinge verso l'alto. Anche perché non c'è alcun altro posto dove andare. Ne nasce una catena montuosa. Anche se in un punto la lunga deriva africana crea nuova terra, in altri il continente si va via via disintegrando. Stiamo sorvolando la faglia africana orientale nel sud del Kenya. È una valle immensa che si è formata quando questo continente ha cercato di staccarsi. Stiamo volando sopra il bordo. Guardate questi grandi dirupi. È la linea di confine che definisce il margine della faglia. Alex Gutt ha passato gli ultimi 5 anni a studiare nel dettaglio la faglia africana orientale. Per lei è la testimonianza della nascita di un continente congelata nel tempo. È straordinario. Mentre vola su questo paesaggio vulcanico, riesce a distinguere i tratti tipici del sistema della faglia, tratti creati dalle forze in gioco. Se tiri in questa direzione e poi c'è un'altra forza che tira in quest'altra, si rompe tutto. Queste spaccature sono generate dall'attività tettonica. Mentre si sposta verso nord, l'Africa passa sopra un punto caldo di magma, appena al di sotto della crosta terrestre. Nel corso di milioni di anni, questo punto caldo spinge la crosta verso l'alto, fino a formare un rigonfiamento. Un rigonfiamento che tende e frattura la fragile crosta esterna, aprendo spaccature e rovesciando lava sulla superficie. E qui, nelle 14 cascate del Kenya, c'è la prova di questa attività. Questo scenario mozzafiato sta spaccando in due l'Africa. Dietro di me potete vedere il pendio e poi la pianura, che è evidentemente a un'altezza inferiore. Se la faglia continua ad allargarsi, la valle continuerà a sprofondare e tutta quest'area sarà inondata dall'acqua. Fra qualche milione di anni si formerà un nuovo continente separato dall'Africa da un mare poco profondo. Ma come sarà la vita in questo nuovo mondo? Non si può prevedere con certezza come sarà la vita tra 100 milioni di anni o tra 250 milioni di anni. È tutto molto dinamico e le cose cambiano troppo in un periodo di tempo così lungo. Se torniamo indietro di 250 milioni di anni, troviamo i dinosauri, anche i mammiferi, ma erano molto piccoli. Se qualcuno 250 milioni di anni fa si fosse azzardato a dire che quei piccoli mammiferi del Triassico un giorno avrebbero costruito città, nessuno gli avrebbe dato retta. Visto da questa prospettiva, il nostro stesso primato sulla Terra non sembra poi così duraturo. Gli esseri umani pensano in centinaia o migliaia di anni. Ma ora stiamo parlando in termini di centinaia di milioni di anni. Considerando una simile scala temporale, le forze della natura spazzeranno via inesorabilmente il fragile lavoro fatto dagli uomini. Here they are at Drummond's Chinese Theatre in Hollywood to print their hands and feet in concrete. Tutti noi vogliamo lasciare un segno nel mondo. A charming and impressive occasion. Ma le probabilità che qualcosa della nostra epoca sopravviva sono inferiori a 1 su 1 milione. Ma per la Terra, una pulsazione del cuore dura più di 10 milioni di anni. Quante possibilità ci sono che resti qualche traccia in un periodo così lungo? Quasi 100 milioni di anni fa, un gruppo di dinosauri si spostava su una spiaggia. Le loro impronte restano impresse nella sabbia morbida e fangosa e per qualche motivo non vengono cancellate. E mentre l'America si spostava a ovest verso la placca pacifica, quella spiaggia è stata spinta verso l'alto fino a far parte delle montagne rocciose. Poi un giorno, nel 1937, un gruppo di operai impegnati nella costruzione di un'autostrada hanno fatto la più grande scoperta della loro vita.
Ci troviamo al Dinosaur Ridge, ad ovest di Denver, Colorado. 98 milioni di anni fa questa superficie era una piana di marea sabbiosa. Oggi è ricoperta da oltre 300 impronte di dinosauri. La vera domanda è: come hanno fatto ad arrivare qui? Se prendiamo un campione di sabbia e lo osserviamo al microscopio, quello che vediamo sono lunghe catene di microbi che hanno incapsulato i granelli di sabbia, mantenendoli stretti fra loro e proteggendoli dall'azione delle onde. Quando la marea si abbassava, l'intera superficie restava esposta e i dinosauri, nella loro passeggiata domenicale, comprimevano il terreno e rendevano l'azione delle onde ancora meno efficace. Quindi dobbiamo ai microbi la conservazione di queste impronte. Le possibilità che queste impronte potessero sopravvivere, senza parlare di una loro eventuale scoperta, erano infinitamente basse. Alcune increspature nella roccia mostrano che a pochi metri di distanza la sabbia era abbastanza soffice da essere trasportata via dalla marea. Ma considerando il tempo geologico, anche delle percentuali così basse possono essere sufficienti. Spesso i paleontologi affermano che riuscire a trovare dei fossili è solo un colpo di fortuna. Le condizioni devono essere esatte. Ma considerando il tempo geologico, queste condizioni si verificano molto più spesso di quanto si pensi. Detto questo, ci sono talmente tanti organismi che hanno lasciato delle tracce sulla Terra che è impossibile non trovare fossili, anche perché noi uomini modifichiamo di continuo il paesaggio terrestre. Lo stesso varrà anche per i fossili umani. Sarà grazie a scoperte casuali come queste che le prove della nostra esistenza potranno sopravvivere fino ad essere scoperte dalle creature che prenderanno il nostro posto. Gli scienziati del futuro useranno queste scoperte per farsi un'idea di come eravamo e di come vivevamo, proprio come facciamo noi oggi con i resti dei dinosauri. La ricostruzione dell'aspetto degli esseri umani dipenderà interamente dalla qualità delle prove che troveranno. Ma l'immagine che ne ricaveranno potrebbe non somigliare molto alla nostra realtà. Ironicamente, alcuni dei fossili migliori saranno quelli prodotti da eventi che noi consideriamo disastri. Questo sito si chiama Ashfall Fossil Beds. È nel Nebraska. Qui è avvenuto un vero e proprio disastro. Sono morti centinaia di animali per aver respirato cenere vulcanica. Una gigantesca esplosione dello stesso vulcano che oggi si trova al di sotto di Yellowstone ha lanciato nell'aria una nuvola di cenere finissima che ha viaggiato sull'America preistorica. Una nuvola che poi è piovuta su questi animali a 1600 km di distanza, soffocandoli. Si sono radunati attorno a una pozza d'acqua per cercare sollievo, ma sono poi morti sul posto. La cenere ha continuato a piovere su di loro. La cenere è riuscita a penetrare nelle cavità corporee non appena i tessuti molli si sono decomposti. E in questo modo gli scheletri sono stati preservati. Per questo il loro stato di conservazione è straordinario. A Ashfall Fossil Beds c'è un notevole gruppo di animali che in America non esistono più. Cavalli tridattili, rinoceronti preistorici, cammelli e caprioli d'acqua. Tutti insieme forniscono un quadro unico della fauna delle pianure americane di 12 milioni di anni fa. Molte femmine adulte di rinoceronte hanno un cucciolo accanto. È davvero triste pensare a tutti questi animali mentre muoiono lentamente, respirando cenere vulcanica. Anche questo è un sito vulcanico. È la scena di uno dei più famosi disastri di tutta la storia romana. Ercolano era un piccolo porto vicino alla base del Vesuvio. Nel 79 d.C., una violenta eruzione del vulcano seppellì Ercolano e Pompei sotto una nuvola di cenere rovente. Per quanto violente e devastanti fossero queste eruzioni, il Vesuvio non è nulla paragonato al gigantesco sistema vulcanico che si trova ad ovest di Napoli. Questi sono i Campi Flegrei, nel Golfo di Napoli.
Queste colline dalla strana forma ci ricordano che sotto a questa campagna idilliaca c'è un vulcano che potrebbe ingoiare l'intero Vesuvio. Stiamo guardando la caldera annidata. Una caldera annidata è un vulcano all'interno di un vulcano. Un vulcano molto più grande. La grande struttura vulcanica di quest'area, la caldera campana, può essere davvero compresa solo dallo spazio. Un evento avvenuto circa 39.000 anni fa ha scagliato violentemente materiale vulcanico da qui fino a oltre 30 km di distanza, formando le grandi scogliere della costa sorrentina. I Campi Flegrei fanno parte di un complesso sistema vulcanico che parte dal Golfo di Napoli e arriva fino all'Etna, in Sicilia. Un giorno questo supervulcano erutterà di nuovo. Quando lo farà, seppellirà l'intero Golfo di Napoli sotto un mare di lava e cenere. Siamo qui vicino al mare per osservare questi fantastici depositi rocciosi vulcanici. Ci sono diverse costruzioni attorno a questi spessi strati di cenere, ma i depositi sono molto più spessi, tanto da superare in altezza queste costruzioni. Se questi edifici fossero esistiti al tempo di questa eruzione, un enorme strato di cenere li avrebbe ricoperti completamente. Ogni cosa sarebbe stata pietrificata. E come per le vittime del Vesuvio, una catastrofe del genere conserverebbe in buono stato le tracce della nostra civiltà per i posteri. Una truce reliquia di una specie che un tempo ha dominato il mondo. Un incidente del genere è possibile, ma sarebbe un metodo piuttosto approssimativo per conservare le tracce della nostra civiltà. Quando pensiamo alla possibilità che un evento geologico come una colata di lava possa incapsulare monumenti come la Sfinge egiziana, lo si può anche considerare verosimile, ma le possibilità che possa verificarsi sono molto remote. Episodi vulcanici di questo genere sono estremamente rari e spesso coincidono con giganteschi sollevamenti che col tempo espongono il terreno all'erosione. Tutti fenomeni che non aiutano di certo il nostro esploratore in cerca di tracce del passato. Il nostro viaggiatore solitario ha bisogno di qualcosa di più affidabile per poter ritrovare i segni lasciati dall'uomo. Ha bisogno di trovare una città che giace sommersa. Paragonati ai dinosauri, noi umani siamo bravissimi a creare fossili. Il nostro impatto sul record fossile sarà enorme. Non grazie alle nostre ossa, ma grazie alle nostre città. Le città sono fossili di per sé. Tutto quello che vediamo attorno a noi, il suolo, le strade, le automobili, le scale, le case, è tutto quello che è fatto con materiali duri e facilmente fossilizzabili. Una volta sepolti sotto la superficie, questi oggetti possono durare praticamente all'infinito. Ma comunque, malgrado l'enorme quantità di fossili che le città possono produrre, la loro sopravvivenza in 250 milioni di anni è una vera e propria lotteria geografica. Città come San Francisco, Tokyo o Manchester, che si trovano su punti della crosta terrestre che finiranno sollevati dallo scontro tra le placche, saranno cancellate dall'erosione. Hanno ben poche possibilità di sopravvivenza. Mentre altre città come New Orleans, che si trova sui sedimenti del delta del Mississippi, sono condannate alla conservazione. New Orleans affonderà. Ogni delta è una zona della crosta che sprofonderà sotto l'enorme peso dei suoi sedimenti. Allo stesso tempo, il livello del mare si sta alzando. Se tutto il ghiaccio della Groenlandia dovesse sciogliersi, il livello del mare potrebbe alzarsi anche di 60 o 70 metri. Le città, per la maggior parte o forse tutte, verrebbero abbandonate. I grattacieli crollerebbero. L'acqua ricoprirebbe tutto, depositando strati di fango, limo e sabbia. A quel punto New Orleans diventerebbe una città fossile.
Sepolti sotto tutto quel caos, potrebbero esserci i resti di un bar, rimasto intrappolato quando gli argini sono crollati. Tutte queste persone saranno scomparse. E il ricordo delle loro vite sarà solo una pallida ombra nella lunghissima storia del mondo. Ma le tracce della loro esistenza, le bottiglie, i bicchieri, i posacenere, i mobili, si conserveranno. E qui comincerà il lungo processo di fossilizzazione. Questo bicchiere è trasparente perché è un liquido. Un liquido che si è raffreddato. Nella fabbrica, quando è stato prodotto, il materiale di cui è fatto si è raffreddato così in fretta che le molecole non hanno fatto in tempo a disporsi in modo da formare cristalli. Ma dopo milioni di anni passati sottoterra, le molecole si muoveranno molto lentamente e si disporranno in modo da formare un sistema cristallino. E quando questo succederà, gli spazi tra i cristalli faranno riflettere la luce avanti e indietro, impedendogli di attraversare il bicchiere. A quel punto il bicchiere diventerà opaco. Ma perché questo possa accadere, il bicchiere deve sopravvivere. E il maggior pericolo per la sopravvivenza di qualsiasi fossile è il peso del fango che allo stesso tempo lo conserva. Il fango è pesante, viscido, puzzolente. E una volta che entrerà in questo bar, riempirà tutto. A quel punto il fango sarà pieno di detriti. Fra 100 milioni di anni, lo strato di fango sarà sepolto. Formerà uno strato 3 o 4 chilometri sottoterra. I movimenti della crosta terrestre cominceranno a formare una nuova catena montuosa e quindi questo strato sarà compreso non solo dall'alto verso il basso, ma anche dai lati. Quindi l'intero strato formerà un arco e quell'arco diventerà sempre più stretto man mano che lo strato andrà ripiegandosi. Poi un lampo, una fessura che si apre e il magma si fa strada. Attorno a quest'area potrebbe nascere un vulcano. Calore bianco a migliaia di gradi centigradi. Poi tutto si raffredda e alla fine resta solo una parete di solida roccia magmatica piena di minuscoli cristalli vulcanici. Centimetro dopo centimetro, questi frammenti si spostano verso l'alto fino ad emergere in superficie. Ma questo può accadere solo in una particolare serie di circostanze. Per prima cosa, il bar deve rimanere sepolto mentre i continenti continuano la loro imponente danza attraverso il tempo. Poi deve essere riportato in superficie insieme alle montagne del nuovo supercontinente in formazione, dove dovrà restare esposto all'erosione al momento giusto. Quindi, per trovare la città giusta, il nostro viaggiatore solitario deve anche capire come si è formato il nuovo supercontinente. Per comprendere come il prossimo supercontinente si formerà, dobbiamo guardare al passato e studiare come si è diviso il vecchio supercontinente. Gli ultimi stadi di questa divisione hanno creato l'Atlantico così come lo conosciamo oggi. L'Africa che si stacca dal Sud America è piuttosto evidente che si è mossa verso est. Se questo trend dovesse continuare, l'Atlantico continuerebbe ad allargarsi, mentre dall'altra parte del pianeta comincerebbe a formarsi un nuovo supercontinente e a convergere attorno al Pacifico. L'Antartide e l'Australia si scontrerebbero con l'Asia e i continenti americani arriverebbero da ovest, creando una catena montuosa inespugnabile per chiunque. Questo scontro tra continenti spingerebbe i resti fossili del delta del Mississippi in superficie. I resti di New Orleans sarebbero così pronti per essere scoperti dal nostro viaggiatore solitario. Ma per poterli trovare, dovrebbe scendere dal cielo. E una volta arrivato sul nuovo supercontinente, potrebbe anche scoprire che la Terra non è più quell'Eden che ricordava.